Buonasera a tutti ed eccoci al TG a chi con Carolina De Laurentiis e senti, presentati da solo che ogni volta mi scordo sia il tuo nome che... Sì, è giusto che mi presento da solo, anche perché da casa mi conoscono, sono Anthony Petti, il primo conduttore sardo, ma a proposito di questo è arrivato il momento di dire a casa la verità. Ho trovato una lettera dalla redazione di una raccomandazione qui in questo programma. Vogliamo andare avanti o dalla prossima puntata mi presenterai in maniera migliore? Cretino. Sì, sì, leggi, va, senza darmi colpo. Parliamo di gossip. Los Angeles, la fiducia è stata infranta, l'ultimo disperato tentativo di salvare il matrimonio è fallito. Demi Moore venerdì scorso si è rivolta ad un avvocato per valutare il divorzio da Ashton Kutcher. La partita in gioco vale quasi 300 milioni di dollari, tanto è stimato il patrimonio comune della coppia convolata a nozze nel 2005. La signora Moore si è sentita molto umiliata, dichiara la fonte dagli atteggiamenti del marito che tra l'altro non lasciano spazio ad equivoci, tanto che per Kutcher è difficile poter negare la vicenda con Sarah Lell, perché a riprova dei fatti ci sono quelle squallide foto del suo party a San Diego. Sì. Mamma mia. E tu hai mai tradito? Io? No, io non tradisco. Beh, perché non sei mai stata fidanzata. Sono stata fidanzata e innamorata, ma non tradisco, al contrario tuo. Sì, va, andiamo avanti. Demi ha tentato in tutti i modi di salvare il suo matrimonio, ma ogni sforzo è fallito. Comunque è inutile nascondere che per l'attrice di Ghost avviare la pratica di separazione è una decisione enorme, anche ragione del patrimonio in ballo. Cara Demi, non sempre conviene divorziare, dillo a Bruce. Sì, anche perché lei adesso si sta lamentando in quanto è più ricca del marito e quindi dovrà risarcire questi 300.000 euro senza considerare i milioni, milioni, milioni di dollari all'epoca che aveva preso a Bruce. Però sai come succede? Quando ti trovi in una situazione dove devi sganciare nei soldi, ti arrabbi. Pensa un po', Carolina, che ci stanno anche delle situazioni peggiori. Sì. A volte, al contrario del divorzio, le persone si sposano troppo. Senti un po' questa notizia. Un amore da record è quello di Lauren e David. Una super coppia convolata a nozze ben 99 volte dopo il matrimonio celebrato nell'estate del 1984. Il matrimonio celebrato 27 anni fa si tenne in California, mentre le 99 cerimonie successive si sono svolte ogni volta in una località diversa. L'ultima, pensa un po', il 2 ottobre scorso all'Hard Rock Café di Roma. Ah, tu lo conosci? Sì, ci sono pure stata. Eh sì, giusto lì per andare a fare le cene, panini 10 euro, qualcosa del genere, anche perché il livello è quello. Comunque, andiamo avanti. La maratona di matrimoni, ha sfruttato a Lauren 60 anni, a David 58, il Guinness dei primati per la categoria del maggior numero di voti matrimoniali rinnovati nella stessa coppia. Questi due sembrano quasi come Berlusconi e Tremonti, solo che alla fine, com'è? L'amore non è bello se non se è litigarello, come il nostro, però noi non ci sposeremo mai. 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 A parte che, ma chi te vuole sposare? E poi a te neanche se ti inginocchi qualcuna ti prende per sposarti, guarda. Ma come? Ora sei contraddittoria, dici che a te ti piacciono i corteggiamenti in ginocchio, l'anello, sì, adesso... Sì, ma non da te. Comunque parliamo di cose realmente serie ora. Gli infortuni sul lavoro e le morti bianche costituiscono un fenomeno sempre inaccettabile. La loro significativa riduzione nel 2010 deve essere considerata non un traguardo, ma una tappa del percorso volta ad assicurare la piena osservanza di tutte le norme a garanzia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Un evento che, ha aggiunto il Capo di Stato, rappresenta un'importante occasione per ricordare tutti coloro che hanno visto sacrificata la propria salute o addirittura la propria vita nei luoghi di lavoro. Oh, stai correndo, calmati, stento, riesco a capirti. Io figurati il pubblico, è proprio vero, qua questa lettera dice tutto. Sparati. Anche il tragico crollo di Barletta che ha provocato la morte di giovani donne costrette a un lavoro nero vergognosamente sottopagato ha gettato la luce su pratiche intollerabili, ha sottolineato Napolitano. Pur nella crisi economica generale che negli ultimi anni ha colpito il nostro paese e tutto il mondo occidentale, ha aggiunto il Presidente della Repubblica, non può abbassarsi la guardia riducendo gli investimenti nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. A giudizio di Napolitano è perciò necessario continuare a contrastare con determinazione la piaga del lavoro nero,
al quale troppo spesso si accompagnano forme di sfruttamento e di violazione delle norme a tutela della sicurezza. Nel messaggio al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Stefania Prestigiacomo, il Capo dello Stato, ha reso il suo commosso omaggio a quanti hanno perso la vita per i disastri ambientali e industriali, ricordando le drammatiche conseguenze. La ricorrenza rappresenta un'importante occasione di riflessione e di confronto su un tema di grande attualità per il nostro Paese. Occorre operare affinché i processi di trasformazione territoriale, di urbanizzazione e di sviluppo delle attività economiche siano realizzati con la dovuta attenzione della sicurezza, alla incolumità pubblica e al rispetto dell'ambiente e delle sue insostituibili risorse. Il TGHQ qua si deve unire per quanto riguarda la maggiore sicurezza sul lavoro. Però a proposito di sicurezza, se vogliamo dirla tutta, a volte ci sono dei casi umani che la sicurezza nemmeno la conoscono perché se la creano da soli. Mandiamo questo video e poi lo commentiamo insieme e vi facciamo capire il perché. Allora, noi abbiamo quest'anno una specie di gruppo d'ascolto in Radio 2. Ah! Osti, aiuto, scusate. Ma è mai possibile, cara Simona? Simona Ventura, ma che combini? Ora capisco perché dalla RAI non c'è più, perché pensa che la RAI, tra assicurazioni e infortuni per lei, pagavano più del cachet che prendeva annualmente. Ma andiamo avanti, leggiamo la prossima notizia. Parliamo dell'argomento toccante del nostro TG, la politica. Ci troviamo a Catanzaro, una forte denuncia dei problemi che soffrono Lamezia Terme e la Calabria. A cominciare dal crimine organizzato e dalla mancanza di lavoro, e insieme un appello alla popolazione a non cedere alla rassegnazione e a reagire all'emergenza. Sono giunti questa mattina da Benedetto XVI nel corso della messa celebrata alla Lamezia Terme. «Cari fratelli e sorelle», ha detto il pontefice del nostro della celebrazione, «sono venuto per condividere con voi gioie e speranze, fatiche e impegni, ideali e aspirazioni di questa comunità diocesana. So anche alla Lamezia Terme, come in tutta la Calabria, ha aggiunto il Papa, non mancano difficoltà, problemi e preoccupazioni. Se osserviamo questa bella ragione, riconosciamo in essa una terra sismica non solo dal punto di vista geologico, ma anche dal punto di vista strutturale, comportamentale e sociale. Una terra, cioè, dove i problemi si presentano in forme acute e destabilizzanti. Una terra dove la disoccupazione è preoccupante, dove una criminalità spesso afferrata ferisce il tessuto sociale. Una terra in cui c'è la continua sensazione di essere in emergenza. In sintesi, lo Stato, dove e perché l'andrangheta è sempre presente. Forse da oggi i politici impareranno anche ad avere dei rapporti migliori, così cambieremo questo stato, no? Speriamo. Perché spalanchi gli occhi? Niente, perché delle volte leggi veramente, ti sei inceppato 5-6 volte. Non ah, so adesso fai anche la copiona, certo. Perché io ti attacco come leggi tu. Certo. Cara, vogliamo ritornare a leggere, devo leggere la lettera che ho trovato in redazione. Ma tu che l'ha data, dove l'hai trovata? Io posso leggere malissimo, il mio accento sardo mi caratterizza un personaggio, ma se io leggo questa lettera... Chissà che cosa troverò io e cosa scoprirò. Beh, so che c'è il tuo nome e si parla di una raccomandazione. Sì, comunque, vabbè, vuoi leggere la prossima notizia? Senti che questa ti conviene. Notizia. Chiama per 3 volte la polizia per lamentarsi dell'ordine al McDonald's. Se l'operatore ti dice che la tua non è considerata un'emergenza, ma anzi un abuso del servizio d'emergenza, richiamare altre 2 volte non può che comportare guai. Il giovane Martin ha chiamato il 911 per denunciare il fatto che, secondo lui, aveva dato al cassiere di un ristorante McDonald's $10, ma aveva avuto solo un hamburger e una porzione piccola di patatine, per un valore di $2, sostenendo quindi di essere stato derubato di $8. L'operatore lo ha interrotto, spiegando che la sua non era un'emergenza e che rischiava anzi una denuncia per abuso dei servizi di emergenza. Il ragazzo ha continuato a lamentarsi, ma l'operatore ha riattaccato, liberando la linea per altre possibili reali emergenze. Jeremy ha però pensato bene di richiamare. La questione non era un'emergenza, ma una cosa che doveva risolvere parlando con il gestore del locale.
Il giovane però non si è dato per vinto, richiamando una terza volta. Insistente. Questa volta ha risposto un altro operatore, come quando io chiamo la team che mi si blocca il telefono 100 volte. Ma te si blocca il telefono perché non lo sai usare. Vabbè, comunque io faccio così, faccio sempre così. Che appena ha sentito nominare McDonald's ha detto al ragazzo: signore, credo che lei abbia già parlato poco fa con un mio collega e le ha spiegato che rischia una denuncia per questo genere di telefonate. A me non me l'hanno mai detto, fortunatamente. Il giovane, nel tentativo di essere più convincente, ha detto che il cassiere del McDonald's gli puntava addosso una pistola. Il ragazzo infatti sosteneva che se uno chiama il 911 è suo diritto che arrivi subito un'auto della polizia. Alla fine il ragazzo ha avuto quel che voleva, una pattuglia effettivamente è arrivata sul posto e lo ha arrestato. Ti Carolina, rendi conto? Ti posso dire una cosa? Cioè, tu dici a me che non so leggere, ma tu ti blocchi, non sai neanche quale telecamera guardare. Senti, ora, cioè, che fai? Cretino, letto benissimo. Oh, ma che ci fai con la banana? Mo ti sistemo io. Sì, sì. Polizia, salve, sono qui in uno studio televisivo, dovrebbe venire per portare via una ragazza. Tu sei cretino, sei proprio fastidioso, poi ti metti. Sì, 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 mi sta minacciando con una pistola. Sì, una pistola. Adesso la redazione vi passa l'indirizzo, grazie. Sei fastidiosissimo. Ecco fatto, adesso arriva la polizia. Sì, così è che hai risolto. Tu le tue banane. Che ho risolto, sta arrivando. Davvero sta arrivando? No, in realtà non mi hanno creduto, però andiamo avanti, non dai. Non ci crede mai nessuno. Andiamo avanti con la prossima notizia.